benvenuti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un album lontano dai canoni stilistici di cui ci occupiamo di solito, ma piuttosto apprezzabile per allucinazione e nichilismo. Se ascolti metal o qualsiasi altra musica che vada oltre il semplice subire ciò che passa in radio, è possibile che tu abbia due approcci. Puoi essere una persona che cerca solo qualcosa di simile a ciò che hai già ascoltato, oppure può piacerti superare i tuoi confini e scoprire musica nuova, diversa. Chi ha scritto questa recensione appartiene di sicuro alla seconda categoria. Ogni tanto, anche con Heavy Metal Heaven, è bello esplorare e spingersi su terreni sconosciuti, come è successo per esempio con i Maiali. Pur non conoscendo molto bene il post-hardcore, chi ha scritto la recensione ha scelto comunque di dare una possibilità a questa band di Roma. È bastato qualche ascolto del suo secondo album, Cenere Cenere, per capire che nonostante la lontananza da ciò di cui ci occupiamo qui sul canale di solito, la propensione del gruppo nell'evocare oscurità e rabbia erano qualcosa di conosciuto, seppur espresso in una forma diversa. Il mezzo con cui i Maiali sfogano il proprio odio nei confronti del mondo è un post-hardcore con qualche influsso black metal, più nella pesantezza delle atmosfere che nei riff, nei quali i riferimenti sono rari. Il tutto è condito dallo scream intelligibile di Francesco Foschini. Dà un tocco in più al disco cantando tutto in italiano, un cupo concept mistico religioso. Completa il quadro un suono molto grezzo, in maniera voluta e anche riuscita. Non limita la resa del gruppo, ma anzi ne esalta le principali caratteristiche. Nel complesso ne risulta della musica che, per chi è abituato al metal, può apparire aliena. Cenere Cenere di rado punta su potenza, velocità o ritmiche taglienti. Piuttosto, il suo è un gioco di dissonanze, di riff storti e melodie quasi stridenti, volto a un solo scopo, evocare un nichilismo allucinato estremo. È un compito che ai Maiali riesce anche abbastanza bene. Difficile rimanere impassibili e non lasciarsi avvolgere dall'oscurità che i romani creano. Scaturisce con efficacia anche a dispetto di qualche pecca. Per esempio, Cenere Cenere, nella nostra opinione, è un po' inconsistente. Forse vivere di album brevi fatti di canzoni che lo sono altrettanto è una caratteristica intrinseca del post-hardcore. Secondo noi, tuttavia, un suono così atmosferico meritava più respiro dei 28 minuti della scaletta. Ma questo è un problema minore, soggettivo. Quello principale dei Maiali è l'omogeneità della loro musica. Molte canzoni tendono ad assomigliarsi, il che significa anche che in poche riescono a spiccare, a rimanerti davvero dentro. Le uniche che ci hanno impressionato davvero sono state L'Orrore, che fa fede al suo titolo con una natura allucinata e caotica, e poi Stanza 101 e Plumbeo Giudizio. Entrambe brillano per la loro maggior musicalità rispetto alla media del disco, il che rende la loro alienazione ancora più efficace. Il picco di Cenere Cenere è però la conclusiva, Io brucio. Sarà forse che con i suoi quasi 6 minuti ha più respiro e sprigiona meglio tutto il carico di disperazione e astio che i Maiali hanno nell'animo, anche grazie a influssi black metal più intensi. Il risultato? Per noi un piccolo gioiello di pura oscurità e nichilismo. A questi pezzi fanno anche da controaltare altri meno belli, come Oblio, poco efficace e troppo rilassato, oppure l'esperimento di Messia, con solo effetti e la voce di Foschini. Cerca di essere nichilista, ma spinge troppo e finisce per essere artificiosa. Anche in questo incide su un album che ha i suoi limiti, ma che anche così si rivela di buon livello. Certo, come già detto all'inizio, non siamo fini conoscitori del post-hardcore, quindi il nostro giudizio su Cenere Cenere potrebbe non essere il più esperto e accurato possibile. Tuttavia, l'impressione che ci ha lasciato è positiva, seppur duplice. Se da un lato l'abbiamo apprezzato, dall'altro sembra che i Maiali abbiano i mezzi per fare di più. Sarà davvero così? Noi siamo curiosi di scoprirlo, se ci verrà data la possibilità di seguire le loro prossime mosse musicali. Voto di Heavy Metal Heaven, 76 su 100. E anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuta la recensione metti like, commentala e condividila. Puoi anche seguire il nostro canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.